Buongiorno Corriere di oggi sabato 10 settembre, in studio Gio Prestia con le notizie di Giuseppe Recca. È stato trovato nelle campagne di Bisaquino un docente riberese originario di Calamonaci che stava per tornare a casa dal centro palermitano dove insegnava in una scuola superiore. A intervenire sul posto sulla statale 386 tra San Carlo e Chiusa Sclafani sono stati i carabinieri di Corleone che erano stati allertati dai colleghi della tenenza di Ribera, ai quali si sono rivolti i familiari. L'uomo, 54 anni, sposato, due figlie universitarie, era molto conosciuto sia a Ribera che a Calamonaci, dove era cresciuto. Sono in corso indagini e rilievi dei carabinieri per risalire alla causa della morte. Tragedia della solitudine a Castel Termini, dove i pompieri hanno trovato il cadavere di un settantenne all'interno della sua abitazione di via Vittorio Emanuele. A dare l'allarme al capo dei vigili sono stati alcuni vicini che non avevano più sue notizie da 5 giorni e che hanno avvertito cattivi odori. Carabinieri e vigili del fuoco hanno forzato l'ingresso e trovato il corpo senza vita dell'uomo. Porta la firma di Antonio Cutugno del comparto sanità della CGIL Funzione Pubblica e di Fabrizio Danile della UIL Funzione Pubblica la nota inviata ai vertici dell'ASP con la quale i due sindacalisti chiedono un incontro urgente per discutere di problemi che attanagliano il comparto. Primo tra tutti, dicono i sindacati, la carenza di personale sanitario. La nota non è firmata da CISL, che ha invece un'idea diversa. Le imprese aderenti a FIPE Sicilia, la Federazione dei Pubblici Esercizi, spegneranno le insegne dalle 20 del 15 settembre per protestare contro il caro bollette. Una situazione, ha affermato il presidente Dario Pistorio, presentando l'iniziativa nella sede regionale di Confcommercio a Palermo, che ci porterà all'inaridimento della già problematica economia siciliana, alla perdita del lavoro per i collaboratori e i titolari d'azienda. Ma era questo quello a cui puntavano dopo il Covid? Il sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera, è il nuovo presidente del GAL Valle del Belice. Vicepresidente è il sindaco di Santa Margherita Belice, Franco Viola. Nei prossimi mesi, ha detto Sutera, lanceremo altri 2 bandi rivolti alla creazione di reti fra le imprese e altri soggetti del territorio. Coinvolgeremo diversi esperti e consulenti allo scopo di aiutare le amministrazioni locali nella presentazione di progetti. Calcio, domani l'esordio casalingo dello Sciacca nel nuovo campionato di eccellenza. Alle ore 15:30 per la seconda giornata del torneo, i neroverdi allo stadio Gurrera affronteranno il Casteldaccia. Entrambe le squadre hanno 3 punti, frutto dei successi nella prima giornata contro Gela e Nissa. La squadra di mister Totò Bruculeri giocherà per la prima volta allo stadio Gurrera, dove negli ultimi 2 mesi sono stati eseguiti i lavori di risemina del manto erboso. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Gio Prestia per il Corriere di Sciacca.it.